ci troviamo a 40 km da Murun, capoluogo di un Aimag del nord della Mongolia. Abbiamo sistemato un po' la macchina ieri, che aveva avuto alcuni problemi alle sospensioni posteriori, e abbiamo bivaccato sul posto. Abbiamo finito molto tardi, verso mezzanotte. Mauro, cosa dici? Speriamo che sia una buona giornata. Sicuramente per me è buona, per Federico che è invecchiato di un anno. Buonissima. Questa notte non lo so. Buonissima. Tanti auguri. E niente, pronti via. Pronti via. Fuori dalle palle. Andiamo a Murun. Ok, dai. Murun. Eccoci sulla pista di atterraggio per Murun. Probabilmente deve essere una autostrada in costruzione. Occhio al pecore. Ecco il famosissimo giro della Mongolia. Piove anche qua. Altro che sempre azzurro. C'è un muro di acqua che ci insegue. Stiamo cercando di scappargli via alla velocità smodata di 15 km orari. Saremo più veloci della pioggia. Yuhuu! Forse. Finalmente un po' di pioggia che abbatte la polvere. Si lava la macchina. Yuhuu! La nostra maestria ormai acquisita con l'esperienza in tutti i guadi, questo fiume qua era un tantino difficile da guardare, per fortuna c'è ponte. Sembra vero, cosa dici Fede? Mi sembra andare sul morbido, ma io non so se è tutto così, ho dei dubbi. Ci sta già mancando l'ondulé della strada sterrata, speriamo che ricominci, perché non ne possiamo già più. Qui ci si annoia sulla spalla. Siamo un po' sconcertati perché dopo tutto lo sterrato che abbiamo percorso, questo non ci sembra vero. Manca pochi chilometri a Burgan, 17, dicono dalla regia, e quando arriveremo a Burgan approfitteremo di fare una sosta per riposarci un po' le ossa e lavarci, perché anche un po' di tempo. Lavarci, se la bandina ci la vedremo.
Eccoci arrivati a Erdene City, la città con la miniera di rame più grande del mondo, a detta dei mongoli. Ha visto qualcosa con la sua macchina fotografica super zoomosa del Mortara? Cosa hai visto, Fede? Quel tetto lì con... Ah, quel tetto lì, pensavo l'aquila. Visto quel tetto, vediamo se riesco a fare una zoomata. Il simbolo della Mongolia. Il tetto con la bandiera della Mongolia. Il Soyombo. Stiamo andando verso uno dei tre templi buddisti più importanti della Mongolia. Uno dei pochi che si sono salvati dalle purghe staliniane. Certo, la strada non è proprio asfaltata come quella che abbiamo lasciato poco fa. Speriamo ne valga la pena. Siamo vicino al monastero buddista. Questa è una delle vallate, bellissime vallate, prima di arrivarci, 35 km dalla strada principale asfaltata. Qua invece no, è ancora in terra battuta, diversi guadi e anche diversi problemi ad attraversarli. Stasera tocca a Maurino la Corve Cucina. Abbiamo pelato patate, cipolle, un po' di carota, soffrittino, senza olio ovviamente. Vado, pastina, capelli d'angelo o Maurino? Capelli d'angelo. Capelli d'angelo. Vedremo stasera se ci lasciano in pace, perché è passata già troppa gente per questo guado a chiedere aiuto. Qualcosa da dire, Maurino? In più? Non abbiamo messo l'olio perché la nostra è una dieta sana e bilanciata, soprattutto sì. Perché qua non esiste l'olio. Questo è il luogo ideale, pieno di zanzare, per mantenere la promessa. Ecco a voi il corridore. È il nostro geologo di fiducia, Fede is a runner. Vedete? Fede è il corridore. Girati bene che si veda. No, da dietro, eccolo là. Davanti, facci vedere la faccia. Eccolo là. È quasi pronto. Sono, penso, le 5 e mezza del mattino. Così, a naso. Vuol correre a piedi nudi? Ah no, no, cambia solamente i calzini. Dovrà affrontare i 21 km che lo separano dalla macchina. No, io lo aspetterò 21 km più avanti. Lui non lo sa. Poi non saranno 21, mi fermerò a 35 però. Tanto lui penserà di essere fuori allenamento e dice ci metto di più solo per quello. Dovrà valicare un passo, due passi in mezzo a queste montagne. Adesso siamo a più di 1000 metri di quota. È partito il nostro corridore. Vai Federico, fallo per noi! Come potete vedere stiamo mantenendo la promessa di correre i 21 km. Bastardo, stiamo mantenendo. Con i baffi tagliati alla Genghis Khan, lo vedete? Ah no, ecco i baffi, ecco qua, questi baffi, sono i baffi. E lui sta correndo, povero Geppetto! Eccolo là. Come vedete, quel puntino sull'immensa strada è Federico, sta correndo per voi. Forza Federico, vai che sei il primo passo! Grandissimo, passa vicino all'ovo e alla macchina del Mongol Rally e va per la discesa, forza! Cercheremo di intervistarlo non appena si avvicinerà, ma non sarà facile. Il nostro cameraman purtroppo faticherà per stargli dietro. Ora ci proviamo. Allora, Federico, come sono le prime impressioni della corsa? Fa fresco, quindi va bene. Le zanzare, che quelle sono? Le zanzare?
tremendo. Vuole ringraziare le zanzare che lo aiutano in questa corsa. Guarda qua. Perché guarda qua, per correre via dalle zanzare andrà sempre più veloce il nostro... No, in macchina non vali. Forza Federico, non mollare. Mollo dopo. Hanno preparato il bellissimo stick anti zanzara post puntura, perché purtroppo ci sono tante zanzare che lo pungono. Ecco Federico, dopo essersi disinfettato le punture con il buonissimo prodotto dopo puntura Ammoniac Python, continua la sua corsa. Vai Fede, anche in mezzo a campi di grano. Federico corre, corre Federico! Ecco l'ennesima salita che dovrà affrontare Federico. E anche la forza per salutare tutti voi telespettatori che state facendo il tifo per lui in questo momento. Arriva in cima alla salita e di nuovo allunga il passo. Come sta andando questa maratona? Una mezza maratona. Questa mezza maratona, scusiamo, dura dopo 2 mesi a fare niente in macchina, a girare, basta. Riesci anche a parlare? Sì. Forza, forza, forza che sei quasi arrivato. Tieni duro. Vai, 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 vai. Mancano pochi chilometri all'arrivo. A questo punto ne mancano solamente 2. Ma dopo 19 chilometri il dolore al ginocchio si fa sentire molto forte. Anche perché alle spalle ha poco allenamento e una salita fino al monte Zast di 4208 metri. Forza Fede, dai, non lasciarti giù adesso che ti do da bere. E ci sono già gli avvoltoi che girano, è meglio che non ti lasci giù. Vai, 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 vai. Che abbandona la sua bottiglia e riparte per l'ultimo pezzo di strada, tutto in rettilineo, tutti per lui, tutti in piedi per Federico. Poche decine di metri per Federico, che con il classico segno del vincitore si appresta a varcare il traguardo. E ce la fa, ce la fa, è lui. Ce l'ha fatta. Sentiamo qualche impressione a caldo. Come va Federico? Facciamo una ripresa alla Stanley Kubrick. Sì. Ci serve in questo momento, è l'unico modo in cui riusciamo a riprendergli il volto. Va bene così. Il nostro cameraman sdraiato in terra. Ormai il nostro cameraman da quando fa le dirette radio non è assente. Non comunica più con gli altri personaggi dell'equipaggio. Oramai è dentro nei media. È una roba impossibile quando sei in questo vortice. È finito. Ecco il momento della premiazione. La nostra valletta che va a premiare Federico con la coppa. Perché passano troppi fans, non va bene. Ah, bravo Federico! Mi meriti questa birra bellissima! La par condicio ci impone di riprendere anche
il cameraman che abbiamo dovuto assumere qui in Mongolia. Gli abbiamo insegnato qualche parola, vediamo se riuscirà ad esprimersi. Ecco, tengo la telecamera io, dammela qua, dammela! Dammela subito! Dagliela la telecamera o no? Dai! Dai. No, proprio! Ecco, adesso la telecamera tengo io. Federico potrà confermare che è un camera proprio era vero che è lui per la par condicio e non l'abbiamo obbligato. Tu pensi che abbiamo obbligato? No, assolutamente. Dopo questo gesto da pazzo che ha fatto, mangiano. Ok, quindi tutto a posto. Tutto a posto, dai. Va bene. Grazie per la diretta e alla prossima. Alla prossima. Eccoci in direzione Ulan Bator. Se tutto va bene oggi dovremmo farcela ad arrivare, se la strada stamattina è asfaltata non ci fanno brutti scherzi come al solito. Questa notte ha piovuto e oggi c'è ancora un po' di residuo di nubi. Basta, se no taglia balurti. Siamo arrivati al casello autostradale di Ulan Bator. Non vuole niente, fortunatamente andiamo. Nei pressi di Ulan Bator la strada diventa una super autostrada a quattro corsie, due per lato naturalmente. Eccoci immersi nel traffico dell'ora di punta. La strada è a due corsie, ma la nostra corsia ha tre corsie di traffico. Quattro, ce n'è un altro. Ah, quattro, che... si stanno buttando anche più in là. Siamo finalmente arrivati alla missione cattolica dove dovremo incontrare padre Biscardi. È l'estremità orientale della città. I grandi cuochi si riconoscono da dove fanno da mangiare. Come potete notare siamo in bagno. Le cerealose quasi... attaccate? No, le avevo mosse prima io. Per una seconda... e devono essere portate a bollore per 15 minuti, dice il nostro chef dalla barba di Gengis Khan. Il problema grosso sono le zanzare. Il problema grosso sono le zanzare, che ci sono di quei bozzi incredibili. Impossibilitati a cucinare all'esterno. Non riusciamo neanche a tenere in tenda, ci siamo rifugiati qua per 40.000 togrut. Equivalente a 40 dollari. $30. Quindi, visto che siamo anche dei morti di fame, abbiamo detto lo facciamo anche da mangiare noi, nel nostro cucinino personale, tanto si scalda l'acqua della doccia. Altro da aggiungere? Peperoncino alla fine. Peperoncino alla fine, ovviamente, certo. Qui abbiamo le posate. Quasi pronto, no Mauro? Sì. Tanto poi le cose iniziano e si concludono sempre nel bagno. Da questa parte abbiamo il nostro bellissimo angolo, due birretine, peperoncino e via così, perfetto, dai.
in cassetto. Pane in cassetta già tagliato, per cui siamo già a posto. Verdura? Verdura, guarda che verdure, citriolini e giardiniera, perché giardinieri non si lascia mangiare. Non soprattutto si... questo. Esatto, perché quello lì è fondamentale per la regolazione del fito, la fitofauna. Eccoci qui, in coda per l'ultima volta. Cosa dici, Federico? È un peccato. Ah, dopo la mano, quel gesto che hai fatto? Di lì. Ah, di lì. Ultime buche che deve sopportare. Poverina. Allora, Moncorelli, ah. Finish line. Oh, grande, guardali. Vedi che... suona un po'. Un po' di balli. Finish line. Con la bandiera mongola, con il soyombo. Ecco qua tutte le macchine che hanno percorso il Mongol Rally 2012. Siamo alla finish line e qui abbiamo tutte le macchine parcheggiate del Mongol Rally. Eccoci all'arrivo. Vai Fede, entra dentro il cancello. Ce l'abbiamo fatta! Eccoci qua, ce l'abbiamo fatta, un ringraziamento particolare a tutti i nostri sponsor. E a tutti i nostri amici che ci hanno supportato e sopportato. Sopportato soprattutto, sopportato.